Ho frenato con tutto il freno posteriore della Vespa, ma non frena una se. Ho schiacciato proprio leggermente il freno davanti e mi si è chiuso l'anteriore e sono volato in terra. Ah! Porca trona, no, no, no. Non ci posso credere. Ma sei scemo? Ciao amici. Ciao ragazzi. E che cazzo fai? Ma vai, ma ti sei visto. Raga, allora questo vlog qua è iniziato diciamo due giorni dopo. No, un giorno dopo, volete, scusate. Ma invece te devi stare zitto. È iniziato un giorno dopo. Un giorno dopo che siamo arrivati. Cioè che sono arrivato qui in montagna, dove l'anno scorso appunto facevo i video con lui. Dai figa, accelera. E dato che sono venuto su in moto non ho potuto registrare appunto quando venivo su. Sono successe un po' di cose, tra cui mentre venivo su mi si è spaccato il cavo della frizione. Pov non è un pov, stavo venendo in montagna e mi si è spezzato il cavo della frizione. È da tutto il giorno che ci smanetto dietro e non ho ancora risolto un cazzo. Raga, aggiornamenti. Concluso, finito, con due spessori, questo qua. Ce l'ho fatta, schiacciato, robe strane, viti tagliate, robe. Ce l'ho fatta fare su un lavoretto anche abbastanza carino in realtà. Ho tirato là e adesso funziona. Che una meraviglia. Non ho vloggato in quel momento lì perché diciamo che ero molto concentrato nell'aggiustare la moto. Quindi ero troppo concentrato a bestemmiarci dietro. Il bro lì ha provato a fare qualche tondo con la Vespa sull'erba, ma si è impiantato contro una siepe. Devi girare la ruota. Ma sono lì così. Vai. E adesso siamo qua la sera su questa mega televisione incredibile. Che sta provando a giocare a Only Up. Quindi niente raga, ti prego. Se cade una. No. Raga ha insistito che io lo registrassi mentre appunto gioca Only Up. Scusate la luce, ma si vede davvero di merda qui perché siamo in un bungalow, quindi la luce non è delle migliori. E quindi niente, metterò le parti in cui bestemmia di più e... No. Allora, dobbiamo iniziare da capo. Che frigna che è questo. Ragazzi, non bestemmiate, fa male alla salute. Sì, mi raccomando ragazzi. Vi crea le ulcere. No, io ho bestemmiato poche volte nei video. Cioè, in realtà è da poco che li metto perché all'inizio non ho mai messo le bestemmie. Perché non volevo mandare un messaggio negativo. Nuovo record, siamo a 172 metri, figa, sono un... No, vecchio, non puoi dire queste cose. Ma sono una testa di capo. Comunque ragazzi, miei... veramente esplodo. Sì, vabbè, fai te lo youtuber, non lo so. Forever a goodie time, fore... No, ragazzi, datemi un consiglio su come andare avanti. Ma raga, c'è, cioè, più che altro che voi, cioè, potreste dire no. Cioè, lui è coglione così perché c'è il video. No. Cioè, lui quando gioca a qualsiasi cosa, cioè, lui dice, spara un sacco di stronzate. No! Sempre così. No, oh Gesù d'amore acceso, no, ti prego, dai, no ragazzi. Ma fa sempre così, non perché c'è la fotocamera, fa sempre così, cioè... Non sale, sto coglione! No, tu se cadi io veramente rompo tutto. Posso in caso romperti la fotocamera? No, perché costa 500 euro. E ma che cazzo me ne frega? Sì, poi ti spacco il culo. Non ci credo, new record! New fucking record! Si sono... Madò che ignorante che sei, vecchio! Sapete che se cado qua il Nacon finisce proprio... Non ci posso credere. Ma sei scemo? No! Ignorante, cretino! Stupido! No, vai giù! Niente, basta, già 9 minuti di clip e mi sono rotto il cazzo già. Cioè, son qua e mi sto già rompendo il cazzo di tare, me lo sento. Ok, sì, raga, allora ammetto che mi sto rompendo le palle. Quindi passiamo direttamente al giorno dopo, che siamo andati all'acqua splash. Ok, raga, allora siamo all'acqua splash. Adesso andremo a fare un po' di scivoli. Sembro Iron Man, figa, mi sento, cioè, mi vergogno un po' andare in giro questa roba. Però è l'unico modo per fare il video sullo scivolo. Ok, raga, ci siamo. Bene, Gnari. Via, che panorama. Non so se si vede. Devo saltare. Dovremmo fare questo noi. Ciao. Ai ai, al buco del culo. Oh, gli agnari. Oh. Adesso è finito. Ah! Porca trona. No. Oh. No, l'acqua. Che raga, facciamo questi.
Sono scivoli piccoli, ma sono fighi uguali. Cioè ti trippano come la merda. Il problema è che c'ho la GoPro scarica. Quando stoppo la registrazione dice tipo che è al 30%. Quando invece la inizio mi dice che è al 2%. E non riesco un po' a capire un cazzo. Vado. Raga, adesso faremo questi. Merda. Oh, adesso andiamo a fare quelli lì. Ciao vecchio. Ma va strapiano sto coso. Non potrebbe in realtà andare sui 17. Ci domani, vi abbiamo fatto vedere tutti gli scivoli, quasi tutti gli scivoli possibili. Niente, ci vediamo domani. Dai, facciamo il vlog zone 2023. Ma lo sto già facendo, senza mettere me, figa, che no, basta. Ok, ti filmo, zio Pera. Dai, raccontiamo in cucina con Picci. Ciao, sto facendo una merda. Credo che sia la cosa meno italiana che esista. È un ripudio questa cosa. Sembra una discarica. Ok, ciao a tutti ragazzi. Sulle 5. Stiamo registrando questo video a saluto di Andrea, che è di là, che dorme. Cioè non fa queste brutte cose perché le mette. E ma poi dice a me. Ci vediamo domani. Come cazzo la firmo? Ciao amici, non so quanto è passato dall'ultima clip. Ah no, sì, avete filmato. Beh, hanno filmato loro mentre io dormivo. Lunedì notte in realtà. E abbiamo un po' di robe da raccontarvi che sono successe in questi giorni. In questo momento ha fame e vuole cucinarsi. Che vuole cucinarsi la pasta col pomodoro. Faremo il pezzo di vlog dove cuciniamo la pasta a lunedì notte. Tutto. Come abbiamo fatto le crepe a lunedì notte al mare, faremo la pasta in montagna a lunedì notte. Sei pressione. Tanto che il bro lava, io vi racconto. Non si può, non si può fare. Vi racconto le cose che sono successe. Io porco. Vi racconterò le cose che sono successe in questi giorni, che in realtà sono tante. Ieri abbiamo incontrato un ninfomane su Eagle. Ah vecchio, che male. Come ogni estate, come ogni vlog, ci deve essere il coglione che si fa male, no, e cade. Come il vlog dell'anno scorso in cui eravamo caduti col monopattino, ci eravamo distrutti. Quest'anno mentre andavo con... Basta porco, ho rotto i coglioni. Gli ho lanciato la sedia, raga. Mentre io provavo la sua bellissima Vespa, è successo, diciamo, un piccolo inconveniente. Cioè che stavo andando e ad un certo punto ero su delle curvette e ho frenato con tutto il freno posteriore della Vespa. Ma non frena una se. Ho schiacciato proprio leggermente il freno davanti e mi si è chiuso l'anteriore e sono volato in terra. Oltre a essermi fatto, vabbè, questa sbucciatura di merda, questa qua sulla spalla, ma niente di che. Qua, le mie mutande, stupende comunque. E questa qua sul ginocchio. Per fortuna non mi sono fatto nient'altro. E niente, per fortuna comunque la Vespa non si è spaccata tanto, cioè si è rotta solo la leva del freno. Beh, si è graffata leggermente, cioè appena appena, pochissimo. Quindi vabbè dai, gli ho ripagato semplicemente la leva e adesso io la monto appena arriverà. Sono le cose che sono successe in questi giorni, adesso cuciniamo la pasta. Perché sennò io spacco il culo a questi testa di mia. Cioè... No raga, no, io non ce la faccio, io non ce la faccio più. I mani. Dai Gianni. No dai. No 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 no. Dai vecchio. Sei pane mangia. Bene. No no. Ma raga, avete smerdato tutto. La faccio anch'io smerdare. Ma vabbè, che hai fatto centro? Sei un fenomeno, figa. È partito tutto come uno scherzo, no? Cioè, allora, stava mangiando la pasta. Non so perché, ma lui mette un po' di sale sopra la pasta, perché diceva che non era tanto salata. Vabbè, ci sta. Ne mette un po'. Sto coglione qua voleva fare lo scherzo e gliene ha messo ancora piano, un po' playboy. Poi ne voleva mettere ancora. E a un certo punto lui prende la Coca-Cola, gli versa il bicchiere di Coca-Cola nella pasta. Arriva lui, gli versa ancora tutto il bicchiere. Poi prende la bottiglia, gliela versa tutta. E adesso siamo qua. Sì.
Bagnetto tantico. Figo, c'è freddo. Ah. Guarda, un serpente marino. Che schifo. No, basta. No, no, no. Oh. Va bene, va bene. Stai tranquillo, stai tranquillo. La rovescia la pelle. Guarda, guarda che tricciato. Oh. Aiuto! Aiuto! No! Lui è morto. Ci vai tu adesso? No, ciao! Vado a casa, tanto la palla è sua, vaffanculo. Ok, raga, mattina. Andiamo a svegliare il coglione del mio cugino. Questo mi sembra un bel metodo. Sveglia, basta. C'è anche registrato, ignorante. Ciao. Piedi, piedi, che va a finire il vlog. Sei spaventato? Ripeti quello che hai appena detto. Cos'è? Cos'è, scusa? Andate via da camera mia, basta. Raga, comunque i danni della Vespa sono effettivamente questi. Non ha più né la leva, lo specchietto un po' fatto su a minchia. No, la pedalina si è un po' grattata qua e basta. Ok, raga, questa visuale sul bro che gioca al flipper. Chiudiamo questo vlog. Ma no! Questo video vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale, lasciare un commento. Noi ci vediamo ad un prossimo vlog. Bella, raga.